In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Hic Parallelo sunt 42 Sir leones, Tribu. oltre a questo non si conosce niente, ci sono i leoni. E anche noi, per noi è esattamente la stessa cosa, noi ci addentriamo in terre inesplorate e a volte scopriamo delle cose assolutamente inaspettate. E c'è questa cosa che secondo me è bellissima, che ci riporta alle nostre, al nostro io bambino. Quando un bambino davanti a una cosa che non si aspetta si meraviglia, rimane stupito e anche noi rimaniamo stupiti e meravigliati. Ecco, questa è una delle sensazioni più Che belle che un meraviglia, che ricercatore. racconto meraviglioso. Lei parla di meraviglia Questo mi sembra che e di sia, stupore, come dire, un attributo del tutto umano. assolutamente, più umano Non... di così. Ci sono dei dati incontrovertibili che dobbiamo prendere. Allora, un dato incontrovertibile è che i ghiacciai si stanno sciogliendo. Ci sono delle misure fatte attraverso satellite che misurano la gravità, che fanno vedere l'andamento delle masse di ghiacci nei poli e si vede che c'è una discesa, una linea retta. Quindi che i ghiacci si stiano sciogliendo è un dato incontrovertibile. Che la temperatura dei mari, ci sono tutti i progetti con serie di tensori nel mare che misura la temperatura, che il mare si stia riscaldando è incontrovertibile. Che l'uomo stia immettendo nell'atmosfera una quantità di anidride carbonica molto alta è anche questo incontrovertibile, c'è una curva esponenziale a partire dalla fine dell'Ottocento. Quindi questi sono i dati. Dopodiché, cosa causi l'aumento della temperatura nell'atmosfera è un dato invece che è soggetto a In interpretazioni. assoluto, è E vero quindi. come diceva la Francia da anni, dagli anni 80, che sviluppa tutto un programma, cioè un investissement, un sostegno per centri d'arte, FRAC e musei, quindi soprattutto nella realizzazione di mostre e di programmi sull'arte contemporanea. La motivazione per il quale io penso che io sia venuta in Francia per questo motivo, ma non perché l'Italia non lo faccia assolutamente perché abbiamo dei bellissimi musei e da circa 15 anni, 20 anni il Ministero della Cultura ha un atteggiamento di più in più forte a sostegno della creazione contemporanea, abbiamo avuto degli artisti stupendi, però è vero che il carattere bellissimo dell'Italia che è legata alle regioni ha fatto che lo Stato è arrivato più tardi, diciamo, a sostenere la creazione degli artisti contemporanei. Quindi questo credo che, ma non che non ci siano, è importantissimo questo che lo dico, c'è stata una scena meravigliosa, iperinternazionale, però forse per questa idea che avevo del museo, dell'istituzione, che ha un ruolo importantissimo nella trasmissione, nella pedagogia dell'arte, nella creazione, proprio nel sostegno della creazione, ho scelto quindi la Francia. Saint-Pompidou-Metz. Quindi è un museo, è la prima decentralizzazione di un museo di Stato in Francia, con la marca quindi Saint Pompidou. Quindi è l'unione di questa casa meravigliosa che è Saint Pompidou, profondamente etica, con una visione che afferma da 50 anni, da Pont-sur-Seine aujourd'hui a Non c'è più lo Rolle-Bon. spazio che contiene il mondo e non c'è più il tempo lungo il quale avvengono gli eventi. Ci sono solo processi elementari dove quanti di spazio e materia interagiscono tra loro in continuazione, dice Carlo Rovelli in 7 brevi lezioni di fisica. La tecnologia può essere impegnata per il bene, ma anche per imprigionare l'umanità tra guerra e Allora, guerra. Penso alla. i metalli pesanti, gli elementi pesanti, che sono più pesanti del ferro, non possono essere prodotti nelle stelle, perché nelle stelle avvengono delle reazioni di fusione nucleare che possono arrivare man mano che si producono elementi pesanti, ad esempio quattro nuclei di idrogeno possono formare un nucleo di elio e via dicendo, tre nuclei di elio, uno di carbonio, eccetera, eccetera. In ognuna di queste reazioni si produce energia. Quando si arriva al ferro non c'è più energia sufficiente per andare oltre. Quindi la domanda è: com'è che sulla Terra ci sono elementi più pesanti del ferro? La spiegazione che gli scienziati avevano dato è che questi elementi vengono Triangolazione, no? Per prodotti. trovare il luogo dello spazio. Mi ha fatto venire in mente il pensiero della Francesca che ha introdotto la prospettiva qualche annetto Certo. fa. Mamma mia, che meraviglia! Senta, due parole, due Quale se ci contributo può. offre alla società il suo lavoro? È determinante.
è determinante perché credo profondamente che il processo artistico e gli artisti già sono delle personalità completamente libere e sentire delle persone che combattono per la loro libertà, per costruire qualcosa che è legato ai sogni, legato a qualsiasi altro tipo di forma che comunque fa avanzare l'uomo, gli esseri umani, viventi e non viventi, questa è proprio la caratteristica del processo artistico. Siamo gli artisti e chi si occupa del mondo dell'arte lo fa in maniera etica e profonda, sono i più curiosi, sono i più aperti, sono i più interessati a far entrare il mondo, veramente tutto il Gli mondo nel artisti processo che artistico. viventi e non È viventi. Siamo le figure più belle, le più entusiasmanti e profondamente etiche, anche se c'è questo mercato dell'arte molto presente, che esiste nel mondo proprio, e facciamo parte della vita di tutti quanti. E l'Italia, voilà, questo volevo dire all'inizio, l'Italia noi lo Adesso, facciamo. per esempio, si parla molto di tecnologie quantistiche e queste sono tecnologie che possono essere sviluppate adesso perché c'è appunto la conoscenza a livello tecnico su come metterle in campo. Si sa, conosciamo la meccanica quantistica, ma costruire un qubit, cioè un bit quantistico, che contiene molta più informazione di un bit classico che ha solo due stati, 0 e 1, mentre un bit quantistico ha 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, quindi più informazione e quindi un computer. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.